equilibrando intensità e atmosfera, Fabio Terriaca è il regista che più interpreta l'idea di tutta la vita. Vince la terza edizione di Corti di lunga vita Fabio Terriaca col cortometraggio d'animazione 12 minuti di pioggia. Tutta la vita è il tema di quest'anno con cui si sono misurate le 64 opere in concorso esaminate da una giuria presieduta dal regista e produttore Paolo Virzì. Il disegno animato permette la piena realizzazione di qualsiasi visione tu abbia in mente, anche nel passato, nel futuro, il controllo totale dell'immagine. Ho voluto un attimino comunicare il pensiero di ritornare a ciò che è la realtà di quando si è giovani, cioè fondamentalmente un rivivere la vita attraverso delle fotografie. Quindi è un po' il voler vedere un po' la solitudine che può nascere fondamentalmente quando si seguono dei percorsi e si lasciano stare quelli che sono gli affetti. Un'opera, quella di Terriaca, accompagnata dalle musiche di Sergio Cammariere. A me ha colpito molto la storia, perché è una piccola storia italiana, è una storia fatta con il cuore. Una storia che racconta di radici, no? Di alberi. Di legami. Per noi che veniamo dal sud siamo molto legati alle nostre terre. Io per esempio sono oltre 40 anni che vivo a Roma, ma non dimenticherò mai la mia terra, che è la Calabria. Al secondo posto Olivetti 82 dei giovanissimi Gianmarco Santoro e Dario Lanciotti con un cortometraggio in bianco e nero che racconta la storia di un uomo cui rimangono solo 2 anni di vita. È una storia di fuga dalla morte, diciamo, ecco. La cosa che più mi interessava era quella, fuga dalla morte e un allungarsi la vita all'estremo. C'è una punizione anche per chi vuole troppo. Un lavoro che apre a una domanda esistenziale, come sottolinea la fotografa Lina Pallotta, membro della giuria. Quanto tempo abbiamo in questo mondo e quanto tempo vorremmo avere? Ed è possibile averne di più? E se ne abbiamo di più, poi siamo veramente contenti? Il fatto di raccontarlo in pochi minuti è un esercizio creativo insomma interessante, perché è una sfida e allo stesso tempo si adatta alla comunicazione contemporanea. Una sfida raccolta anche dall'autore del cortometraggio Letizia, del 28enne Vincenzo De Nicola, che racconta la complessità e il fascino della vecchiaia attraverso la voce della sua protagonista. È stato bello perché mi ha fatto piacere di rivivere certi momenti della mia vita. Quale messaggio vorrebbe che passasse a chi vede questo lavoro? Un messaggio di credere in se stessi e di fare quello che a loro piace tanto di fare. Letizia è una donna stata bella, che continua a esserlo perché continua a essere fedele a se stessa. Non fa finta di essere un adolescente, non si tira, non si mostrifica, non nega la sua vita e la sua storia e quindi è bella come è sempre stata. Una bellezza che cambia ma che rimane nella luce degli occhi, nei gesti, nei movimenti, nell'eleganza. In fondo Corti di lunga vita è una operazione di comunicazione che si vuole imporre per il messaggio positivo che ha nei confronti di questo mondo che ancora oggi è mal interpretato, è male rappresentato.